Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Christophe e gli intrighi contro Tom, svolta amorosa per Hélène. Christophe non si rassegnerà all'idea di perdere Alexandra e studierà nuovi intrighi per distruggere la relazione tra la donna e l'affascinante Tom Daman. Nel frattempo, Hélène resterà molto colpita dal nuovo fisioterapista con la passione per l'ornitologia Oliver Ragnitz. Vedremo che la conoscenza non sarà esente da scossoni. Michael e la sua amata Nicole, infatti, lo scambieranno, per sbaglio, per un malintenzionato. Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Oliver Ragnitz sarà il nuovo amore di Hélène? Hélène Richter sarà al centro della scena nei prossimi appuntamenti trasmessi in Germania. In Italia, la madre di Max e Jerry è da poco approdata a Big Lime ed ha iniziato a lavorare presso il salone di bellezza di Shirene entusiasmando ospiti e dipendenti con i suoi modi di fare gentili ed educati. Presto, la donna inizierà ad interagire sempre di più con lo chef André Konopka, al quale confiderà i suoi segreti più intimi. Sarà lui che svelerà di sentirsi responsabile del deficit cognitivo di Jerry a causa di alcuni problemi riscontrati in gravidanza. Grazie al supporto e al sostegno del Konopka, Hélène si sentirà come rinata. E nel giro di qualche puntata i due, dopo aver scoperto di avere non poche affinità in comune, decideranno di iniziare una frequentazione che, però, sarà molto litigiosa. Tutto cambierà quando, un giorno, André comunicherà a Werner e alla sua amata di volersi trasferire in Sudafrica per lavorare al fianco del figlio Simon. Inizialmente, Hélène si opporrà alla richiesta di partire insieme a lui. Successivamente, accetterà di stargli accanto, incapace di vivere una love story a distanza. Sarà così che Hélène lascerà il Fürstenhof dopo intensi episodi che la vedranno protagonista. Il suo, però, non sarà affatto un addio. Dopo diverso tempo, la donna ritornerà, non senza l'amaro in bocca. In un primo momento, affermerà di voler provare a vivere una relazione a distanza con il suo compagno. Aggiungerà che non è stato facile per lei integrarsi nella nuova vita sudafricana dello chef, sempre molto impegnato. Inoltre, specificherà di non essere riuscita a trovare un proprio scopo in quel luogo così lontano da casa. Hélène, per riscattarsi, ripartirà proprio dal lavoro. E cercherà di diventare la nuova governante del Fürstenhof in sostituzione di Nicole Alves, madre della protagonista della 20ª stagione, Anna. Con il passare dei giorni, le telefonate del Konopka si faranno sempre meno frequenti. Ciò spingerà la donna a recarsi in Sudafrica per scoprire la verità. Proprio quando sarà pronta per volare da lui, André confiderà al fratello Werner di aver incontrato la sua anima gemella, senza però porre fine del tutto al suo rapporto con Hélène. Inutile dire che la donna resterà malissimo. Passeranno le settimane. Ed ecco che in hotel giungerà il fisioterapista Oliver Ragnitz, interpretato dall'attore teatrale e cinematografico tedesco Wouwo Abdenk. Oliver, oltre ad amare il suo lavoro, dimostrerà di avere una forte passione per l'ornitologia. In cuor suo, si augurerà di poter trovare una persona in grado di apprezzare i suoi stessi hobby ed obiettivi di vita. L'incontro tra la donna ed Oliver avverrà in maniera a dir poco rocambolesca. Un giorno, Michael e Nicole, nel bosco, si convinceranno erroneamente che Hélène sia finita nelle mani di un pericoloso criminale. Coraggiosamente, tenteranno di acciuffarlo per salvarla. Alla fine, si renderanno conti che si tratti soltanto di un innocuo escursionista determinato a mostrare alla Richter dei rari esemplari di Martin Pescatore. Imbarazzati, inviteranno il signor Ragnitz ad un picnic insieme. Nel giro di pochissimo, diventerà chiaro a tutti quanto Hélène e lo sconosciuto vadano più che d'accordo. Oliver sarà il nuovo amore di Hélène? Dopo aver incassato diverse delusioni e sofferenze, la madre di Max e Jerry troverà finalmente la felicità perduta? Vedremo. Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Alexandra dichiara il suo amore a Tom, ma Christophe. E adesso voltiamo pagina e soffermiamoci sul personaggio di Alexandra Schwarzbach. Più volte vi abbiamo spoilerato che la nemica giurata di Christophe finirà per stringere una relazione proprio con quest'ultimo, arrivando così a chiudere il suo matrimonio con il marito Marcus. La loro storia d'amore, però, non sarà esente da momenti di tensione. Un giorno, cambierà tutto a causa di un incidente che avverrà nelle cucine del Fürstenhof e che sfigurerà il volto ad Alexandra.
vedremo che la donna si chiuderà molto in se stessa, arrivando a mettere in discussione anche i suoi sentimenti per il Salfield. La situazione arriverà ad un punto di non ritorno quando un pomeriggio Christophe incrocerà per caso la sua ex Yvonne fuori dall'ospedale. La donna, scoppiando in lacrime, gli svelerà di aver appena ricevuto una diagnosi infausta. In assenza dei loro rispettivi partner, ed ovvero Alexandra ed Eric, i due arriveranno a trascorrere una notte d'amore insieme. Quando la verità verrà a galla, Alexandra schiaffeggerà il suo compagno, chiudendo per sempre la sua amicizia con la madre di Josie. Eric, però, nonostante la consapevolezza di essere stato tradito, accetterà comunque di convolare a nozze con Yvonne. La Schwarzbach, distrutta, vivrà momenti di profonda disperazione. Una mattina, ecco che la situazione si ribalterà di nuovo in quanto comparirà nella sua vita un giovane di nome Tom Daman, scelto come nuovo autista del Furstenhof. Tra il nuovo arrivato ed Alexandra sarà subito passione. Geloso, Christophe deciderà di farlo licenziare in tronco. Le sue minacce, però, non sortiranno alcun effetto. Furibondo, l'imprenditore deciderà di passare al piano B, arrivando a stringere un accordo con Marcus. Quando Werner scoprirà la verità, per poco non avrà un malore. Alexandra, però, non si piegherà di fronte alle minacce del suo ex. E preciserà al vecchio albergatore di non avere alcuna intenzione di colpire il Furstenhof. Con il passare delle settimane, però, per grande dispiacere dello stesso Werner, la relazione tra Alexandra e Tom sarà sulla bocca di tutti. Christophe, più combattivo che mai, prometterà a se stesso che, un bel giorno, riuscirà a vincere sul suo rivale. Nel frattempo, la Schwarzbach comincerà ad essere assalita da pesanti dubbi, soprattutto inerenti la notevole differenza di età tra lei ed il suo fidanzato. Anche la diversa estrazione sociale la preoccuperà. Le sue parole feriranno a tal punto il giovane autista da portarlo a prendere una decisione. Tutto cambierà quando Alexandra, in un successivo incontro, si scuserà per averlo sminuito ed arriverà a professargli il suo amore. Christophe, ben nascosto, assisterà alla scena, ribollendo di gelosia. Accortasi della sua presenza, la Schwarzbach non esiterà ad affrontarlo, affermando di amare Tom e di voler costruire una relazione stabile e solida con lui. Un giorno il Daman deciderà di sorprendere la sua amata con un viaggio romantico. Quando scoprirà che la donna, a causa di un evento fuori città, non può più partire, ne resterà profondamente deluso. Tuttavia, le garantirà di accompagnarla. Ma ecco il colpo di scena. Inaspettatamente, la sua richiesta di ferie anticipate verrà inspiegabilmente respinta. Sarà stato Christophe a macchinare contro di lui? E soprattutto, Alexandra partirà lo stesso senza il suo amato Tom? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.